con Rocco Todaro, direttore sportivo dei Diavoli Biancorossi di Castellaneta. Oggi c'è stata la presentazione di questo importante nuovo sodalizio del territorio, tanta gente, tanti genitori contenti, bambini festosi hanno accompagnato questo rito propiziatorio che è l'inaugurazione. Quali sono le sensazioni di questo momento? Le sensazioni sono state veramente bellissime, perché non è facile organizzare un evento così, specialmente su questo territorio. Ci siamo riusciti, è stato un lavoro lungo e molto impegnativo, perché siamo riusciti a raccogliere 63 iscrizioni quest'anno. Come primo anno possiamo dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo come società, come nuova società su questo territorio. Poi io personalmente porto anche un'esperienza di 8 anni di una società sportiva in Piemonte, Torino, quindi sono proprio nuovo del territorio io. Sono da poco rientrato in Puglia, quindi ho conosciuto Walter Lippolis, il promotore di questa grande società, per caso, e ho dato la disponibilità della mia esperienza passata in Piemonte per poter cercare di ottenere gli stessi risultati che ho ottenuto su a nord e portare questa esperienza qui a sud con questi fantastici ragazzi. Noi ti auguriamo ogni bene, tutte le soddisfazioni che potrai ottenere da questa bella realtà, e complimenti per il progetto che è nato. Ringrazio, come giusto deve essere, tutte le famiglie che ci stanno vicini, perché comunque senza le famiglie noi non saremmo nessuno. Veramente lo dico di cuore, perché dietro ogni ragazzo, dietro ogni dirigente, dietro ogni allenatore, se c'è la solidità di una famiglia, è molto ma molto importante per poter ottenere gli obiettivi, costruire un progetto e, come ho detto prima durante la presentazione, far tornare a casa i ragazzi stanchi ma contenti di essere stati con noi quelle poche ore durante la settimana e dire: mamma, papà, sono stanco ma oggi ho imparato qualcosa di nuovo nel gioco del calcio. Grazie ancora. Grazie a voi.